Dunque, ora iniziamo, diciamo, terminata questa prima fase dei premi, iniziamo con gli appuntamenti di ritratti di poesia. Prima ancora, permettetemi allora di ricordare che la manifestazione è promossa da Fondazione Roma, avremo poi più tardi modo di parlare anche con il professore Emanuele, che è, diciamo, l'iniziatore, il promotore di questa iniziativa. All'epoca era presidente della Fondazione Roma, ora ne è il presidente onorario, ma è grazie alla sua ideazione e al suo sostegno, e grazie al sostegno della Fondazione, che noi da 16 anni facciamo questa manifestazione. Ancora due parole di ringraziamento, se mi permettete, per la società Inventa Eventi, che organizza la manifestazione, appunto, in collaborazione con Fondazione Roma, Chiara Chinca, Monica Rossi Sili e mia moglie Carla Caiafa, che è, diciamo, il sostegno. Senza di lei questa manifestazione non ci sarebbe in tutti i sensi. E ringrazio Enrico Miglio per questa scenografia, queste tessere di un puzzle, gli opposti, e forse in realtà il senso è ritrovare un'unione attraverso la poesia, ma non credo solo attraverso la poesia. Credo che Jung parlava del mysterium coniunctionis, che poi è un concetto addirittura che è molto antico. Il mysterium coniunctionis, la congiunzione degli opposti per ritrovare l'unità dentro di noi, per essere veramente, ma questo è un discorso che lasciamo ad altre occasioni. Dunque, il primo appuntamento è con Alessandro Anil e Sasha Pierzanti per Zeugma, Casa della Poesia di Roma, ma anche poi per ascoltare i loro testi. Invito Alessandro Anil e Sasha Pierzanti a salire sul palco. Ciao Alessandro. Ciao Sasha, grazie, accomodatevi grazie. Pure. Voi mettetevi sulle due poltroncine e io come volete, sì, sul rosso. Io mi metto sul nero, ma faccio il cattivo. Dunque, allora, intanto presentiamo brevemente Alessandro Anil e Sasha Pierzanti. Alessandro Anil e Sasha Pierzanti sono intanto due poeti. Anil ha scritto il suo libro Versante d'esilio, pubblicato con Minerva Edizioni, che ha vinto il Camaiore Proposte nel 2019 e il Gozzano Opera Prima nel 2022. E poi hai partecipato ad un interessante libro, un trittico, certo, che si chiama Come tradurre la neve. Tre sentieri nei Balcani, insieme a Maria Grazia Calandrone e a Franca Mancinelli. Ti occupi anche di teatro e invece è questo, diciamo, poi ti ascolteremo. Sasha Pierzanti, anche lui, addirittura invece lui dal 2015, Pagine in corpo, Empiria Edizioni nel 2015, L'uomo è verticale nel 2018 e poi una interessante escursione nella musica cosiddetta leggera con un saggio su Renato Zero, se non vado errato, che si chiamava Zero, Nessuno e 100.000. Poi parleremo anche di questo. E hai realizzato un progetto teatrale sulle poesie di Giorgio Caproni e sei tra i curatori della riqualificazione della Casa Baracca di Valentino Zaiken. Ok. Dunque, allora, intanto Anil, come nasce l'idea della Casa della Poesia? Diciamo c'è un passo di Leopardi nel Zibaldone in cui parla del ricordo, delle rimembranze, e quando parla di questo fatto della memoria dice che ogni volta che noi torniamo c'è il luogo presente, c'è il luogo che c'è stato, e poi dopo il luogo in cui noi torniamo nella memoria, in un certo senso doppio, sono due luoghi. E da questo, quello che mi era venuto, Roma è la città dove io ho vissuto di più in Italia, uh-huh, ed è un luogo reale. Poi c'è l'altra città, che è quello della poesia, dove
ho imparato a viverci, a con le sue strade, con i suoi luoghi, i suoi quartieri. E allora c'era bisogno che questi due luoghi trovassero un punto di contatto, e anche perché che quando venni a Roma era una necessità, a mio avviso, mancava un luogo dove effettivamente noi potessimo parlare di poesia, dove poeti più giovani potessero incontrare poeti più anziani e farsi ascoltare, dove ci fosse un luogo in cui la poesia fosse presente, non in quanto questione puramente un fatto letterario, culturale, ma anche vivo tra le persone. Quindi nel tentativo di creare, di pensare questo luogo, poi dopo abbiamo iniziato con, siamo incontrati, abbiamo detto che insomma è un dovere fare in modo che queste due città si incontrino. Sì, grazie, io ne sono convinto, una bellissima iniziativa. Ma quindi Zeugma, perché Zeugma? Perché è un incontro... Sì, Zeugma, che è il nome che proprio Alessandro Nil ha tirato fuori in uno dei primi incontri che abbiamo fatto, che noi siamo anche insieme a Stefano Bottero, che è il terzo elemento. Sì, è giusto, elemento, c'è anche Stefano Bottero. Che, insomma, siamo un piccolo trio non improvvisato, in realtà è un annetto che facciamo questa attività. Zeugma indica l'unione, la connessione, sì. È il gioco, è la figura retorica dello Zeugma. E l'idea era proprio quella di creare una connessione non solo tra le persone, come adesso diceva lui, nel fronte della poesia, ma anche tra la poesia e altre discipline. Il nostro punto programmatico è quello di proporre la poesia dal vivo, essenzialmente, la viva voce della poesia che si connette con l'ascoltatore e magari anche con altre forme di espressione. Abbiamo indagato insieme il teatro, la musica, per cui lo Zeugma è il simbolo di questa... fortissima unione sotto diversi punti di vista, uno stare insieme, un connettersi all'insegna di questa città della poesia che è al tempo stesso un luogo e un non luogo, no? Sì, questo è. Certo, ma avete dei progetti, cioè avete una linea, oppure come avviene la programmazione? È un progetto oppure di volta in volta fate, non lo so, no, mi chiedo se c'è proprio una sorta allora, di filo conduttore. No, penso che quello che ci siamo sempre detti è di restare in ascolto e di osservare ciò che viene fatto. Quindi ogni volta che troviamo qualcosa che ha un valore, piuttosto che una linea prestabilita, era proprio quello di osservare ciò che accade intorno. Quindi ogni volta che troviamo qualcosa che ha un valore, dobbiamo fare in modo che quella cosa si realizzi, trovi il suo pubblico, trovi chi possa ascoltare quello. E in questo caso, come noi sappiamo, ciò che può avere un valore è molto ampio, può essere di determinate qualità in un certo momento, può avere altre qualità. Quindi più o meno abbiamo questo, soprattutto con l'idea di mettere in confronto spesso due poeti, quindi anche due poetiche che si realizzano attraverso l'opera, che hanno una forte, magari una forte base di proprio di poesia da poter leggere, da poter ascoltare. Ma quindi non è dedicato essenzialmente, chiedo a te Sasha, ai giovani, ma è aperto in generale alle cose che voi ritenete interessanti della poesia? Sì, questa è una delle linee fondamentali in realtà. Noi non facciamo mai un discorso né di generazione, né di anagrafe, né di stile. A noi quello che interessa è che esista un'autenticità nella voce poetica, quindi un percorso che può essere distante da un punto di vista di gusto anche, noi non portiamo avanti un percorso per ciò che ci piace esclusivamente a noi tre come lettori. È proprio l'idea di dare la possibilità a una poetica che sia autenticamente strutturata e quindi sia specifica in un certo tipo di percorso. Ripeto, al di là delle generazioni, al di là abbiamo avuto ospiti, poeti esordienti di 20 anni e big come per esempio Umberto Piersanti, che si trovavano insieme nello stesso spazio. Siamo convinti, credo, di poter parlare anche per Onil e per Stefano Bottero, che l'età anagrafica non conti per un discorso di estetica e di profondo valore poetico, per cui no, assolutamente. Io ne sono assolutamente convinto, diciamo, che lo spirito di Ritratti di Poesia, mi riallaccio a quello che dicevi tu, no? Perché è importante dare un panorama di tutto ciò che si fa autenticamente, no? Esatto. Nel mondo della poesia, perché sennò poi si corre il rischio
di fermarsi a ciò che piace e quindi si corre il rischio di poi di catalizzare l'attenzione solo su alcune poetiche, su alcuni autori, su alcune autrici. Invece lo spirito di Ritratti di poesia mi fa piacere che ritrovo anche in questa vostra iniziativa. Fisicamente dov'è la Casa della Poesia? Fisicamente. Che è un non luogo, ma devi avere un luogo, no? Allora, prima parlavo di queste due città, la parte più complicata è appunto trovare un luogo definitivo, uno spazio propriamente dedicato alla poesia, e non è strano se questo spazio ha una certa difficoltà nel trovare una collocazione precisa. Abbiamo iniziato in uno spazio che era stato concesso da Carlo Laurenti. E lì era situato per il primo anno la Casa della Poesia. E adesso, da questo anno, abbiamo trasferito la Casa della Poesia a Roma Art, che è sempre nella zona di Garbatella, dove teniamo serate dedicate alla poesia. Ho capito, quindi siete alla Garbatella. Sì, sì, diciamo, okay. Per adesso siamo situati in quella zona. E avete un calendario, oppure sono cose, cioè avete un calendario una volta al mese, una volta... No, abbiamo una programmazione, adesso due domeniche al mese di solito, e per il prossimo appuntamento però sarà sia sabato 15 che domenica 16, abbiamo una compagnia... Ora aprile. Sì, 15 e 16 aprile, una compagnia toscana che viene a fare una performance dedicata a Marina Svetaeva, alla poesia di Marina Svetaeva, poi il 30 aprile un altro appuntamento dedicato a Pasolini, e a maggio dobbiamo ancora programmare, però di solito facciamo appunto due eventi al mese, poesia e teatro, poesia... e musica, insomma, cerchiamo di mettere insieme, sì, proprio perché questo nuovo spazio è un circolo Roma Art Factory, è un circolo ARCI molto attivo sul municipio ottavo, e per cui abbiamo messo insieme un po' le forze per dare quartiere una proposta. Bene, allora io direi, questa chiacchierata introduttiva, invito tutti a partecipare alle iniziative di Casa della Poesia, benvenuti, che è una cosa che mi piace molto. Alessandro, leggi prima tu le tue poesie e poi Sasha. Andiamo in ordine alfabetico. Benissimo, dai. Benissimo. Va bene, vado lì. Lì. Se vuoi anche da seduto, eh? No, preferisco qua. Leggo queste poesie dal prossimo libro, che si titola Terra dei Ritorni. E due parole di introduzione. È un ritorno che accade prima della notte, quando le ombre stanno salendo. E inizia così. Non è necessario che mi ascolti, non è importante. Le due rette parallele di un binario si uniranno comunque nell'infinito, e questo sangue, lasciato dall'ultimo sole, sembra fermarsi nelle arterie, sospensione di un battito che non avrà una terra su cui mettere radici, declinando per l'ennesima volta quel legame tra fragilità e bellezza, anche quel poco di natura rimasta così lontana dalle foreste, dalle tigri e contrabbandieri che popolavano i nostri sogni, si ritrae nella stanza. L'inermità del riposo richiede la protezione della tana, e questo sia che si tratti del verme in coordinate misteriose o l'uomo che rientra la sera per l'approvvigionamento e il sonno. Niente è diverso. Le stagioni dei piccoli segreti sono intatte. Torneranno, vedrai, nella breve forcella d'ombra lasciata ai margini della strada Orione. Le costellazioni dell'Orsa continuano a svolgere il loro corso fissati in un fotogramma eterno, e non dovrebbe sorprenderti se dopo tutto questo tempo sono ancora qui ad amare e soffrire, così inquietamente vinto a chiederti di lasciarmi entrare. Anche questo fa parte delle leggi eterne dell'universo. Vedo l'inclinatura della nuca quando bevi, l'acqua scende come un'accettazione, come la morte. Presumo sia questa la richiesta, non la santità, ma la santità prima del peccato. Resteranno solo ombre, mentre l'umidità sale dalla terra e i colori, le forme iniziano a dissolversi. La notte
è un oceano immobile, come un ideogramma con la sua particella di luce infinitesimale. Come osservare questa fine senza terminare con essa, giù, nel frutteto, nell'ombra ghiacciata dell'estate. C'è un luogo dove la migrazione degli uccelli sosta qualche istante. Noi siamo il sogno di un animale appena addormentato. È strano incontrarsi proprio ora, con l'inizio della sera, metafora di morte ma anche di tranquillità, fine della fatica, quando vorresti slacciare l'armatura e condividere cibo e alcol con i fantasmi del giorno. È bizzarro che il nostro viaggio inizi quando ogni cosa sta tornando verso il riposo, una lieve piantagione su cui si espande un corpo come una coperta al termine della stanchezza. Anche questo secolo, discendente di Cartesio, delle grandi ideologie, erede del fallimento, della superficie limpida della tragedia, si sta ritraendo, lasciando a noi le ombre che salgono, un punto nel globo dove il fiume misteriosamente dà forma al tempo. Se la sospensione del dolore fosse stasi, immobilizzerei i nostri corpi in prossimità al piacere, nell'eterna dilatazione degli inferi, quindi anche nella sorgente. Non resterà niente qui, niente. Il freddo e le tenebre, un'ombra che si aggira o l'illusione di un'ombra fra le rovine, niente. Niente resterà, solo oscurità, sete e un vuoto primordiale, un torrente che scorre fra le ossa di un vecchio continente. Lasciami entrare. Venere, come sempre, la prima stella della sera, la più luminosa, e il sole, questo grande protagonista del cielo, non ha la sapienza di scomparire in qualche istante. Noi non abbiamo la sapienza di scomparire in qualche istante. Il mondo non ha i nostri rimpianti. Siamo noi a turbarlo con questo eccesso di cui non voglio farne a meno. Lasciami entrare, oppure vieni. Amleto è con un amico, poeta. A quest'ora avrà iniziato a friggere le alucce recise dai malleoli di Mercurio. In comune, entrambi abbiamo avuto un padre che ha lasciato troppo sulle spalle del figlio, ma anche una donna che ha tentato più volte il suicidio. L'ultima poesia, la numero 5. La prima cosa che Dio ha creato è la sete, il principio del movimento. Poi ha creato le tue mani e avrebbe potuto già concedersi la domenica. Invece ha voluto completare l'opera con complicatissimi sistemi di specchi per metterselo nel culo da soli. Uomini d'affari molto occupati e piccoli mangiatori di dolci, eminenti letterati, politici, maestri dell'industria, tutte cose che, seppur vanno da qualche parte, scendono nella notte, attratte come sono gli insetti dal fuoco, uno sfrigoglio finale e la nervatura si china a consegnare la vita alle tenebre attraverso la fiamma. Tolstoi, nell'introdurre la frenesia di Anna Karenina, scrive: non riusciva a controllare le mani. Tutte le storie parlano di mani, mani che ammoniscono, che indicano la via al passante, che raccolgono ciò che in altri tempi hanno seminato, mani frenetiche sulla tastiera, impazienti di avvicinarsi al corpo amato, mani che impastano il nostro cibo quotidiano, che affondano la lama alle nostre spalle, mani che restano insanguinate, mani tremanti, congiunte, mani che tessono e disfanno la stessa tela, mani abili nel portarci doni e sottrarre i pochi averi rimasti, mani che si risvegliano nella notte per tastare se accanto nel buio c'è un altro corpo, mani simboliche che ricordano un gesto, una resa, indifferenti al dolore altrui, mani attese che salvano, che ci raccolgono e distruggono, mani pronte ad accoglierci quando anche l'ultima nostra terra è stata dispersa. Lasciami entrare, comprendo la tua indecisione, ma ne riconosco i gesti. A volte le mani hanno già afferrato quel che sembra irraggiungibile, hanno già indicato quel che non si riesce a dire. Osservo le tue mani e so cosa devo fare. Grazie. Buona giornata a tutti.
Grazie, grazie ad Alessandro Nil. Sasha. Grazie, grazie. Allora, vi leggerò degli editi da L'Uomo Verticale Empiria 2018 e degli inediti, cioè il timing, per cui cercherò di essere conciso. Lineare B. Non perdermi, rimani, altro me che fra millenni mi troverai informe e forse poco attuale, ma sempre verticale, ma in lineare B. Non mi capirai, ma giuralo per me, altro me che ci sarai, giuralo che anch'io, altro te che sarò stato, son passato tra i rottami del tuo mondo che il tuo mondo avrà ricostruito. Saremo faccia a faccia in spigoli di specchi, saremo l'uno all'altro, dizionario e testo a fronte. Quasi una dedica. Padre, vorrei essere tuo padre per non esserci, per non volerti come figlio. Padre, vorrei essere mio figlio per capire dove non sono figlio, per conoscerci figlio padre in uno che sia armonia, nessuno. Padre, vorrei essere tuo padre perché anche tu scoprissi la potenza che mi hai dato nel non essermi padre, perché tu figlio mio non voluto capissi quanto l'odio, che adesso è puro suono, mi fu padre e spinta al farmi padre di ogni umano. Un elicottero. Non provo nessuna emozione col cielo, nessuna lacrima sfreccia sul viso se alla fine muore il buono. Non conosco le stupide lingue degli alberi, né riesco a intonarmi al solfeggio dell'acqua, e la terra davvero mi sa di terra. L'unico colpo che mi scoppia il corpo dentro è veder rombare questa spirale divina, la mia doppia elica di ogni altro me stesso. La promessa di divisa. Poliziotto o finanziere? Vigile del fuoco o l'avvocato? Anche se pure l'infermiere è sempre meglio del malato. Basta che prometti, Ani, de fatte un nome da divisa, che non te ritrovi mai a fatte carpestà. Adesso che ce penso, Ani, fa la guardia forestale. Non dissi altro che sì, certo, avrei indossato una divisa, un'armatura fra le tante che forgia società. Ma è come il ragazzino viziato che sgambetta sotto il tavolo settenti di erigere un castello con le carte piacentine, la vita mai domata che ci disobbedisce. Ho provato a rispettarla, la promessa di divisa, ma mi colse e non potei fare altro che subirla, la marea della parola che per quanto bassa diluvia nella gola. Avrei dato tutta la storia del pensiero, ogni verso della storia, per seguire fedelmente il suo bisogno di vedermi in divisa e sistemato. Ma tra gli spacchi della terra camminavo sguardo in alto e dalla pianta la mia spina dorsale del pianeta mi richiamava all'uomo. La vidi, giuro, vidi l'origine del tutto,
quel niente che noi siamo, senza la parola a illuderci la mano. L'ultimo confronto a noi due. Sasha caro, sì, d'accordo, ma permetti una domanda. Siamo in tanta confidenza che non esisto quasi senza te. Scoperchiata la tempesta, qual è insomma la proposta? Scendere dal treno e vagare senza meta? L'uomo è verticale, sì, ma mica è scemo. La meta non è altro che il passo dopo il passo. Quello da colpire è un buco pendolare. Quella da seguire è la stella bipolare. Grazie. Bene. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie ad Alessandro Anil. Grazie. Grazie a Sasha Piersanti di aver partecipato. E in bocca al lupo per tutto, anche per Zeugma, casa della poesia. Grazie. In bocca al lupo per voi che siete giovani, avete il futuro davanti. Grazie. Grazie. Buon proseguimento. Grazie ragazzi. Grazie. A presto. Grazie. Grazie. Grazie.